Buonasera, iniziamo con l'avvisare che questa seduta sarà registrata audio-video, così i cittadini avranno modo di vedere tutto il lavoro fatto dall'amministrazione. Iniziamo, l'appello è già stato fatto, manca... No, non l'ho fatto. Lo facciamo. Lavazzetti? Colombo? Pompa? Sì. Latuada? Sì. Airaghi è assente giustificata? Franceschini? Presente. E Garavaglia? Sono io presente. Allora iniziamo dando la parola alla sindaca, che ci introduce nell'argomento. Ci sarà solo un punto all'ordine del giorno, che è il programma di bacino e servizi di trasporto pubblico locale. Prego, sindaca. Buonasera anzitutto. Allora, io non mi dilungherò, anzi lascerò la parola al consigliere e presidente del Consiglio, Lorenzo Lattuada, che ha avuto una delega rispetto alla gestione di questo percorso, e lo ringrazio perché veramente ha fatto incontri, ha avuto un ruolo veramente di coordinamento e di raccordo tra quelle che sono le esigenze del territorio, quindi di Nerviano specificatamente, e tutto il programma di bacino dei servizi di trasporto pubblico e i tavoli di lavoro che si sono svolti nelle scorse settimane con l'apporto di tutti i sindaci, in particolare dell'Alto Milanese. Come sindaci dell'Alto Milanese sono state avanzate anche due proposte, una che tocca anche in particolare Nerviano e quindi afferisce anche il nostro territorio, l'altra è un'altra osservazione che riguarda prevalentemente altri comuni, i comuni di Cuggione, Inveruno, Arconate, Dairago, quindi la parte diciamo dell'Alto Milanese che fa più riferimento al castanese che non al legnanese, tra virgolette. Però io adesso direi di lascio la parola al Presidente Lattuada, che presenterà anche queste slide che sono veramente esplicative e molto chiare e che ripercorre un pochino tutto il percorso, dando anche quello che sarà il cronoprogramma di implementazione di questo programma di bacino di cui andiamo a trattare stasera. Grazie, buonasera. Prima di entrare nel vivo di quello che è il programma dei bacini e dei servizi e la proposta che ci arriva dall'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale, è il caso di fare un paio di premesse nello spiegare che cos'è l'Agenzia per il TPL e che cos'è il programma di bacino dei servizi. L'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale di Milano, Monza, Brianza, Lodi e Pavia è stata costituita il 27 aprile del 2016 e svolge le funzioni e i compiti che ne sono stati afferiti dalla legge regionale 6 del 4 aprile del 2012. Partecipano l'Agenzia e i comuni di Milano, Monza, Lodi, Pavia, la città metropolitana di Milano, le province di Monza e della Brianza, Lodi, Pavia e la regione Lombardia. Di che cosa si occupa? Si occupa della redazione del programma di bacino del trasporto pubblico locale, documento programmatico che definisce il programma, i servizi di trasporto pubblico locale e la loro regolamentazione e controllo. Si occupa dell'approvazione delle modalità di affidamento dei servizi e della sottoscrizione e soprattutto verifica dei contratti di servizio. Si occupa dell'elaborazione del sistema tarifario di bacino e definizione di agevolazioni tarifarie aggiuntive a quelle regionali a carico dell'Agenzia stessa. Si occupa della programmazione e gestione delle risorse per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale. Si occupa della determinazione e monitoraggio degli standard gestionali, qualitativi, tecnici ed economici e verifica delle condizioni di viaggio minime applicate dai gestori e delle norme in materia di qualità e sicurezza del lavoro. Promuove i servizi di informazione all'utenza con la comunicazione mobile e in tempo reale e la sensibilizzazione all'utilizzo del trasporto pubblico. Si occupa anche di convocare periodicamente la conferenza locale del trasporto pubblico per la consultazione anche preventiva degli stakeholder, quindi associazioni di rappresentanza, mobility manager, imprese di trasporto pubblico,
in riferimento quindi alla programmazione e alla qualità dei servizi, ai contratti di servizio e agli aspetti sia tariffari che di monitoraggio. Elabora quindi anche proposte e pareri per l'incremento dell'intermodalità tra i servizi ferroviari regionali e servizi di trasporto pubblico locale. Sviluppa iniziative per l'integrazione del trasporto pubblico locale con nuove forme di mobilità sostenibile e si occupa della ricerca di nuove forme di trasporto anche tramite accordi con altri soggetti pubblici oppure privati. E questi sono i compiti dell'Agenzia del Trasporto per il Trasporto Pubblico Locale. Abbiamo visto che si occupa del programma di bacino, ma di che cosa si tratta? Il programma di bacino, che poi noi andremo a vedere quello che riguarda il nostro territorio poco più avanti, nella serata, è il principale presente strumento di programmazione delle reti e dei servizi di competenza introdotto, come dicevamo, dalla legge regionale 6 del 2012 per la definizione della rete e dell'offerta dei servizi di bacino allo scopo di realizzare un sistema di trasporto pubblico unitario. Il bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia comprende 438 comuni con una popolazione di 4,9 milioni di abitanti su una superficie di 5.729 km quadrati, con estreme differenze al suo interno. Ad oggi sono attivi sul territorio 20 contratti di servizio con 8 diverse aziende di trasporto pubblico a cui si aggiungono i 23 contratti relativi ai servizi urbani di comuni non capoluogo per un totale di circa 330 milioni di vetture e chilometri reali. I dati che sono stati riportati in questa slide si riferiscono quindi a quello che è il piano, al programma di bacino ad oggi in essere, che risale al 2019. Le agenzie sono responsabili in qualità di stazione appaltante dell'affidamento dei servizi per l'intero bacino e il programma di bacino costituisce la base per le procedure di affidamento e per i contratti di servizio con gli operatori, regolando la gestione dei servizi definendo gli obiettivi e parametri qualitativi. I programmi di bacino hanno una durata pari al contratto di servizio, con la possibilità di revisione in funzione di interventi significativi sulla rete o di variazione delle risorse disponibili per lo svolgimento dei servizi. Infatti quello che noi andremo a vedere è una revisione del piano in essere. L'attuale programma di bacino, come dicevo prima, è stato approvato nel 2019 e ha visto il rinnovo dei contratti di servizio in essere, venendo meno in questi anni purtroppo la possibilità di introdurre miglioramenti ed investimenti. In data 15 dicembre 2023 l'Assemblea dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale ha approvato gli indirizzi in merito ai tempi e modalità per lo svolgimento della gara di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, comprese le linee interurbane che interessano i diversi comuni. Lo scorso 30 gennaio, presso la sala consigliare di Città Metropolitana, l'Agenzia per il TPL ha presentato ai comuni inseriti all'interno del lotto 2, dopo vi spiegherò perché ci sono più lotti e quindi il comune di Nerviano rientra in questo lotto 2, il 30 quindi 30 di gennaio ha presentato ai comuni inseriti all'interno del lotto 2 gli aggiornamenti sulla procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale interurbani e sulla revisione del programma dei servizi di trasporto pubblico locale del bacino all'epoca approvato nel 2019. Abbrevierò il trasporto pubblico locale in TPL per far prima, per non tediare. In questa parte della presentazione sono state inserite quelle che erano le slide, 4-5 slide presentate durante quell'incontro. È importante comunque riproporre perché comunque evidenziano le tempistiche di gara e di appalto definitivo e quindi di entrata in vigore dei nuovi servizi. Quindi vediamo insieme le slide presentate in data 30 gennaio 2024. Come si diceva prima, c'è una ripresa dell'argomento, il 15 dicembre l'Assemblea, che per legge e statuto ha funzione di decidere in merito alla modalità di affidamento dei servizi, ha espresso i propri indirizzi in merito a definizioni dei lotti di affidamento, tempistiche e modalità di espletamento delle procedure di affidamento. Ha invece poi rimandato ad una successiva assemblea da tenersi entro 31 gennaio 2024 la decisione in merito al modello di contratto di servizio da adottarsi, con specifico riferimento all'alternativa fra modello net cost o gross cost incentivante.
Poi sono stati inseriti dei riferimenti alle delibere approvate dall'Assemblea. I lotti, come si diceva prima, sono stati definiti in 6 lotti, cioè tutto il territorio coperto dall'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale che, come dicevamo prima, serve il bacino di 438 comuni, è stato suddiviso in lotti. E questi lotti hanno in qualche modo alcune tempistiche diverse. Il nostro lotto di appartenenza è l'otto 2. Lotto 2 servizi su gomma del nord-ovest milanese e della Brianza occidentale, ambito di servizio del Cassanese, Legnanese, Ro e Bollate e zona Groane. In questa slide vedete praticamente la suddivisione del territorio coperto da questa agenzia per il trasporto pubblico locale, e il nostro lotto 2 è, scusate, pensavo di zoomare, è diciamo l'azzurro, che ha una popolazione di 785.000 circa abitanti e una superficie di 428 km quadrati, con 12.000 corse al chilometro. Lotto 2. Allora, per il lotto 2, tra l'altro, lotto 2, 3, 4 e 5, l'avvio, le tempistiche sono quelle riportate in questa slide, ovvero l'avvio immediato delle procedure di affidamento con la pubblicazione dei bandi entro il 30 giugno del 2024. Quindi entro il 30 giugno del 2024 l'agenzia del TPL andrà a bando, con la previsione di completare le procedure e quindi il subentro dei nuovi affidatari, quindi dei nuovi gestori, chiamiamoli gestori delle linee, cioè entro il 31 dicembre 2025, quindi il completamento. Vuol dire che in alcune zone potrebbero comunque partire prima, ma il tutto deve essere completato entro il 31 dicembre del 2025. C'è un rimando rispetto agli altri lotti, cioè l'8 1 e l'8 6, dove l'8 1 è la città di Milano, ci sono dei rimandi, nel senso che la tempistica è dilatata di un anno rispetto all'8 2, perché la procedura si deve completare e quindi i nuovi affidatari essere nominati entro il 31 dicembre del 2026. Mentre poi per quanto riguarda, giusto come informazione, la provincia di Pavia, tempistica del nuovo affidamento concorre con la scadenza del contratto in essere, che è prevista al 31 marzo del 2025, è in fase di differimento al 30 settembre del 2028. Cosa si attende l'agenzia della TPL dalle nuove gare? Allora, innanzitutto l'integrazione di una tariffa ferro-gomma e servizi urbani e interurbani. La non integrazione non consente il buon uso di risorse pubbliche scarse in questo momento e aumenta i costi per gli utenti e riduce il servizio effettivamente a disposizione di ognuno. Si attendono nuovi contratti di servizio che definiscono con chiarezza i livelli di qualità attesa e leghino al raggiungimento degli standard una parte significativa del corrispettivo. Questa è la prima vera buona ragione per fare subito le gare. L'altra attesa è la condivisione in tempo reale di tutte le informazioni sul servizio erogato, in primo luogo con gli utenti ma anche con l'ente regolatore, che deve acquisire una reale capacità di monitoraggio del servizio e di affidamento dello stesso alle esigenze della domanda. Questa è la seconda buona ragione per procedere ai nuovi affidamenti con alla base regole diverse. E l'altro punto su cui si basa praticamente il lavoro e quindi quello che andrà a gara è la creazione di reti e processi strutturali di partecipazione degli enti locali, degli utenti del servizio e degli altri portatori di interesse al processo di programmazione, monitoraggio e controllo dei servizi. Ad esempio, quello a cui hanno chiesto
di partecipare. Quindi l'invito che è stato fatto ai comuni rientra benissimo in questo quarto punto, ma sarà poi sviluppato anche in altra maniera con un sistema di, diciamo, di interfaccia sia con l'utente che con i comuni, gli enti locali, sull'andamento della situazione. In quell'incontro hanno evidenziato delle criticità in questo momento legate proprio a quelli che erano i contratti di servizio, dove comunque non c'è un passaggio di informazioni tra i vari gestori e l'agenzia, perché comunque non erano anche magari in alcuni casi previsti dallo stesso contratto di servizio. Possiamo quindi entrare adesso nella parte un po' più pratica, che è quella del confronto tra le attuali linee e le future, che interessano Nerviano e interesseranno Nerviano. Come si è proceduto? Allora, l'Agenzia per il TPL ha consegnato a tutti i comuni delle schede, scheda della linea. La linea Z601, ad esempio, Z603, Z612, Z619, nella versione futura, quindi nella versione che andrà a gara col programma di bacino. Si è voluto, per avere una verifica, di fare un confronto tra l'attuale situazione e la futura, ovvero si è proceduto scaricando semplicemente le linee e le corse degli autobus che oggi servono Nerviano ad oggi. Quindi in questo caso noi, il gestore che aveva vinto in precedenza la gara era la Movibus, è la Movibus, quindi le linee, gli orari della Movibus, è stato fatto un lavoro di confronto con quello che è la scheda che farà parte di questa gara. Le linee che interessano Nerviano sono la 601, la 603 ad oggi, la 606 ad oggi, la 612 e la 619, Z619, che è una scolastica verso Istituto Maggiolini. Queste sono le linee che oggi interessano Nerviano. C'è da dire che prima di entrare nello specifico, di farvi vedere cosa cambia su una linea rispetto alle altre, il lavoro che è stato fatto dall'Agenzia per il TPL è stato un lavoro naturalmente di valutazione anche dell'utilizzo di certe linee in certe fasce orarie, e quindi una propria verificare l'utenza che utilizzava quella linea. E l'obiettivo, come si vedeva prima nelle premesse, è anche quello di andare ad attestare gran parte delle linee su stazioni ferroviarie, cioè nel senso creare un'intermodalità tra la gomma, quindi l'autobus, e la ferrovia, quindi il ferro e quindi la ferrovia. Vedremo che ci saranno delle variazioni invece sull'attestamento verso Milano. Milano chiude in qualche modo le porte, se già l'aveva già fatto prima, chiuderà completamente le porte di Cadorna. Tutto verrà testato, quindi l'arrivo su Milano, in Molino Dorino, M1. Erano state fatte delle valutazioni su Lampugnano, qualche linea forse di recente o qualche modifica negli ultimi anni arrivava a Lampugnano, ma poi Lampugnano non è stato ritenuto strutturalmente atto ad avere praticamente l'attestazione di tutte praticamente le linee che entrano in Milano. Andiamo a vedere nel dettaglio, a questo punto partiamo dalla Z601. In questa slide che è stata ricostruita, voi a sinistra trovate le indicazioni dell'attuale linea e sulla destra la famosa scheda che vi dicevo prima, che farà parte del bando di gara dell'Agenzia per il TPL,
con le indicazioni. Magari non si riescono a leggere, comunque le schede sono state anche pubblicate sul sito insieme alla convocazione, sito comunale, e sono state inviate ai commissari. Linea Z601, la Legnano, Molino Dorino, M1, via Sempione. Questa linea attualmente vede 102 corse al giorno in andata e ritorno. Quando vengono riportate in queste schede le corse, le consideriamo sempre andata e ritorno, quindi 102 corse andata e ritorno al giorno attualmente, di cui 23 sono però solo nel periodo scolastico, e passerà con questo piano a 107 corse al giorno. Le fermate che interessano Nerviano sono attualmente Colorina statale 33 del Sempione, Torre statale 33 del Sempione, La Guardia statale 33 del Sempione. Rimangono quindi confermate anche nel nuovo piano, sempre Colorina, Torre e La Guardia. Questo non riguarda Nerviano, ma riguarda comunque complessivamente la linea. La linea ha un percorso A e un percorso B. Per Nerviano non cambia molto, nel senso che nel percorso A parte da Legnano via Pietro Micca e quindi poi anche il ritorno è a Legnano via Pietro Micca. Nel percorso B invece la partenza è su Largo Tosi. Diciamo che questa linea, poi andremo a vedere un'ultima slide dove è stata fatta delle possibili viaggi da Nerviano e Frazione verso certi punti come gli ospedali o quant'altro, poi lo vedremo. Comunque questa linea ha la fermata, una delle fermate di Legnano è quella in prossimità dell'ospedale vecchio, da cui poi partono altre linee per andare all'ospedale nuovo, ma anche andare verso Castellanza. Cioè, ci sono quindi un primo hub sul legnanese in quel punto. Come dicevo, questa non è l'autostradale, è la linea via Sempione ed è quella che poi passa da Ro, fa ospedale, santuario di Ro, zona stazione e poi va Molino Dorino. Di questa quindi si evidenzia solo al momento su questa scheda un aumento di 5 corse al giorno. Z603 è l'attuale Legnano Nerviano Molino Dorino. Subisce una modifica, nel senso che allora nel percorso A prevede oggi 31 corse andate e ritorno. Nella futura configurazione del percorso A prevede 40 corse al giorno. Nel percorso B ad oggi prevede 3 corse al giorno, nel percorso B futuro saranno 12 corse al giorno. Ma cambia quello che è l'itinerario, nel senso che se oggi questa passava dal Sempione e quindi effettuava le fermate della Colorina e Torre nel percorso A, il percorso A viene portato tutto esterno, quindi per andare a Milano il pullman arriverà diciamo da Cantalupo, cioè Cerro Cantalupo, avrà una fermata introdotta nuova nuova per questa linea, non come nuova fermata fisica, avrà una sosta nuova a Sant'Ilario in via Rismondi nella direzione di Milano e via Guareschi nella direzione di Legnano, cioè al ritorno. Nel percorso A poi va verso Lenate e va in autostrada per uscire poi a testarsi anche questa su Molino Dorino, quindi non transita più dal Sempione. Oggi transitava dal Sempione, faceva comunque le fermate della Colorina, Torre, in alcuni casi andava anche alla farmacia Carlo Erba, faceva la guardia a ritorno, andava al Bennett, diciamo SP109 Bennett, e andava verso Lenate per prendere l'autostrada. Non farà più questo percorso. Nel percorso B, però, che comunque già esisteva sulla 603, vengono comunque mantenute le fermate interne al paese di Nerviano, ovvero la partenza da via Papa Giovanni XXIII, quindi Mattatoio,
via Kennedy Angolo Sant'Anna, via Kennedy Civico 46, via Pasubio Battisti, via Pasubio Marzorati, via Cogliati Piazza della Vittoria, Torre Bennett e Rivà per andare in autostrada. Questo porta quindi ad un aumento delle corse, da quanto abbiamo valutato come confronto tra l'attuale linea Movibus e il futuro del piano, da 3 a 12 corse, significando che i cittadini di Sant'Ilario, l'autostradale, se devono andare a Milano via autostrada, lo possono prendere a Sant'Ilario in via Arismondi. I cittadini che lo prendevano alla fermata della Colorina o Torre dovranno o andare a Sant'Ilario oppure comunque sfruttare la possibilità del passaggio in una delle altre fermate, che quindi potrebbero non andare fino a Giovanni XXIII ma incrociare magari in via Cogliati Vittoria, che è sicuramente più vicino alla Colorina, via Tognolo Crivelli. Quindi questa è una modifica. Altra cosa che non va detto, scusate, il confronto lo si sta facendo sulle linee, sulle corse feriali. Non è fattibile fare adesso in questo momento un confronto su linea feriale, linea del sabato, linea festiva, semplicemente perché le schede che ci sono state fornite ci dicono soltanto se la linea, se è presente un servizio festivo sì o no di questa linea, ma non ci dà la differenza tra il feriale lunedì, venerdì e il sabato, quindi questo confronto purtroppo non è stato possibile farlo. Ad esempio questa linea, la 601, viene indicata, la 603 scusate, viene indicato che non effettua il servizio festivo. Z616 soppressa. La Z616 e le valutazioni di soppressione probabilmente derivano da un minor numero di utenti. Allora, parliamo di una linea che era la Cerro Maggiore Ro Milano. Aveva 13 corse al giorno in tra andata e ritorno complessive, di cui solo 4 feriali, una al sabato, 4 feriali ma solo nel periodo scolastico e 4 al sabato solo però nel periodo scolastico. Era una fermata, era una linea che vedeva il passaggio, quindi aggiungeva da Cerro Cantalupo, attraversava Sant'Ilario e aveva le fermate a Sant'Ilario in via Trento, Duca di Pistoia, Garibaldi e Don Castiglioni, per poi proseguire alla Torre e alla Guardia come fermate di Nerviano. Questa linea viene soppressa e non è sostituita da altre, ma integrata probabilmente con le corse di altre linee. Z612 è questa è la Parabiago Ferrovie dello Stato Lainate Arese. Attualmente ha un numero di corse tra andata e ritorno pari a 31, di cui però 6 sono solo nel periodo scolastico e feriale. La previsione futura è quella di passare a 56 corse al giorno. Inizialmente, cioè attualmente, anche se ha un percorso diverso, attualmente vedeva le fermate di Sant'Ilario in via Trento, Duca di Pistoia, Sant'Ilario via Garibaldi, Piazza della Chiesa e Sant'Ilario Rismondi Guareschi. Come ripeto, Rismondi è in direzione per dire Arese e Guareschi invece sarebbe in direzione da Sant'Ilario verso Parabiago, cioè sono le alternative di tra andata e ritorno. Attualmente si attesta l'arrivo su Arese Centro Commerciale. È una linea feriale anche prevista anche per il sabato. Anche in questo caso nella scheda viene indicato no festivo, però prevede un secondo percorso, ovvero il percorso principale è la Parabiago Arese Centro Commerciale,
centro commerciale, il centro. Il percorso B vede il prolungamento ad Arese per arrivare proprio in centro ad Arese, quindi nella zona di via Matteotti, quindi proprio nel centro, quasi nel centro di Arese. Allora, da un punto di vista di viabilità e di, diciamo, di passaggi nel centro storico di Sant'Ilario, questa modifica pare essere migliorativa, nel senso che negli anni abbiamo sentito comunque cittadini che si lamentavano di un passaggio continuo di autobus nel centro storico di Sant'Ilario con poche salite o zero salite. Questo significa che il cittadino di Sant'Ilario, se prima era abituato a prendere una linea come questa in piazza della Chiesa per andare ad Arese o in via Garibaldi per andare verso Paraviago, dovrà spostarsi su via Arismondi o via Guareschi, quindi andare all'esterno del centro storico, quindi andare nella zona, diciamo, del cimitero per via Guareschi. L'ultima linea che riguarda al momento Nerviano è la Z619, che è il servizio scolastico verso gli istituti di Paraviago, quindi verso Cavalieri Maggiolini. In questo caso non è stato possibile fare un confronto diretto tra i vari percorsi attuali della Z619 e i futuri della 619, semplicemente perché si riesce a fare un confronto sul numero di corse complessivo: 14 corse di andata e ritorno attuali che diventano 15 corse future. Non è stato possibile farlo perché i nuovi percorsi saranno 3. Attualmente i percorsi sono maggiori, alcuni poi non fanno alcune fermate, quindi il confronto diretto non si è riusciti a farlo. Però ad esempio la frazione di Garbato e Sant'Ilario, che prima rientravano in un percorso con partenza da Renate oppure da San Vittore via Cerromaggiore, con il nuovo piano partenza e ritorno avverranno proprio da Garbatola. Quindi questa linea del percorso ingloberà, che è la linea C, ingloberà anche le fermate di Nerviano a Sud e Sempione, sotto Sempione, quindi Kennedy, Basubio e Marzolati. Si tratta di una variazione dei percorsi per alcuni momenti, quindi nulla di... entrambi i percorsi A, B e C sono praticamente garantiti da questo piano per 5 corse al giorno cada una. Diciamo che la linea che proviene da Pogliano transita sul Sempione e quindi può far portare al Maggiolini chi prende l'autobus, lo scolastico, nelle classiche fermate di Torre e Colorina, la Guardia Torre Colorina. Il percorso B, che arriva da Lenate e fa Lenate, Pogliano Milanese, Paraviago, fa salita e discesa sempre in La Guardia Torre Colorina. Il percorso C era quello che vi dicevo prima, che partendo da Garbatola, San Francesco, fa Villanova, Sant'Ilario, Guareschi, Sant'Ilario Trento, Sant'Ilario Garibaldi, Torre, Giovanni XXIII, e quindi poi va sotto Sempione per fare Kennedy, cioè Giovanni XXIII, Kennedy Sant'Anna, Kennedy Civico 46, Pasubio Battisti, Pasubio Marzorati, e poi va a Maggiolini, scusa, a Maggiolini e alle scuole di Paraviago. Quindi diciamo che nel centro storico di Sant'Ilario l'unica linea che passerà è lo scolastico, cioè è
sono le corse dello scolastico della linea C, quindi 5 corse tra andata e ritorno al giorno. Qui si è provato a fare in qualche modo una simulazione, spero che si lega, che non sia troppo piccola, dal voler raggiungere con quelle che saranno le nuove linee o le linee modificate alcune destinazioni principali. È una prova di simulazione per capire se, ad esempio, Legnano Ospedale Vecchio, che come si diceva prima vedrà la testazione di altre linee delle altre zone, degli altri paesi, per raggiungerlo con Nerviano, nella zona di Nerviano sopra Sempione, e quindi le fermate disponibili sono la Guardia Torre Colorina, occorrerà prendere la Z601, che ha un 107 corse al giorno andata e ritorno. Nell'ultima colonna vedete le corse della linea. Zona di Nerviano sotto Sempione, quindi fermate di Giovanni XXIII, Kennedy, Pasubio, Tognolo, Cogliati e di nuovo Torre, prevedono di prendere la 603 percorso B con un cambio fermata alla Torre per la Z601. Logico, qui si stanno facendo delle ipotesi, soprattutto magari per la persona anziana che vuole raggiungere l'ospedale vecchio, la casa di comunità o quella zona di Legnano. In questo caso le due linee, una ha 12 corse e l'altra ne ha 107, si evidenzia quella che ha il numero di corse inferiori, ovvero la possibilità massima che si può avere per avere quel percorso. La stessa cosa è stata fatta, chiamiamola, per Costa San Lorenzo, che comunque comporta lo spostamento più vicino alla Colorina. E in questo caso con la 601, con la Z601 vanno direttamente all'ospedale vecchio. Cantone è un po' come Nerviano sotto Sempione. Sant'Ilario ha invece la Z603 da via Guareschi, con 40 possibilità per raggiungere l'ospedale vecchio. Garbatola ha, con la fermata più vicina di Garbatola, la Guardia, quindi su Sempione, quindi la Z601. È stata fatta questa prova per capire anche rispetto all'ospedale nuovo di Legnano e soprattutto al raffronto però con l'ospedale di Rho. Allora, noi andiamo a vedere l'ospedale nuovo di Legnano, che comunque comporta dei cambi, ovvero attestarsi con l'autobus, col pullman, all'ospedale vecchio, da lì cambiare e avere poi e prendere la A112, che è una linea che parte da quel punto, oppure la linea B interna di Legnano. In questo caso, su un cittadino che deve prendere l'autobus da Nerviano, che abita nella zona sopra Sempione, ha alla fine 68 possibilità di tra andata e ritorno. Chi è sotto Sempione ne ha 12, chi è Costa San Lorenzo comunque ne ha 68, Cantone ne ha 12, un cittadino di Sant'Ilario ne ha 40, un cittadino di Carbatola ne ha 68, perché come dicevo prima abbiamo inserito qui le frequenze, le corse al giorno delle linee. Logico, noi non abbiamo ancora in mano degli orari e quindi anche con le coincidenze non sappiamo, non possiamo in questo momento gestire. Ci stiamo basando sul numero delle corse, quindi le possibilità sono quelle evidenziate come numero di corse. Se andiamo a fare un confronto però con l'ospedale di Rho, un cittadino che abita nella parte superiore del Sempione, prendendo l'autobus la Guardia, Torre o Colorina, ha 107 corse al giorno per raggiungere l'ospedale di Rho. Chi abita al di sotto, se non si vuole spostare naturalmente, cioè chi abita al di sotto del Sempione e non si vuole spostare in una fermata diversa, ma quella in più di prossimità, che può essere Giovanni XXIII, Kennedy, Pasubio, Tognolo, Cogliati, ha 12 possibilità.
Costa San Lorenzo come Nerviano Sovrasempione, quindi 107 corse tra andata e ritorno. Cantone ne ha 12 perché riprende un po' il sud, cioè il sottosempione. Garbatola è come Nerviano Sovrasempione. Sant'Ilario, se non si vuole muovere il cittadino di Sant'Ilario per raggiungere una delle fermate che ci sono su Sempione, ha la possibilità di prendere la Z603 linea, cioè percorso A, e che va in direzione Lainate, fare un cambio a Lainate con la Z113 e ha 40 corse al giorno, cioè 40 possibilità al giorno in termini di corse. La destinazione è stata inserita qui, la destinazione Malpensa. È stata inserita qui la destinazione Malpensa perché, come diceva la sindaca prima, puoi parlarne tu dopo? Allora, con i sindaci dell'Alto Milanese e del Castanese si sono riuniti per presentare delle osservazioni ed è stata presentata un'osservazione che tutti insieme e che anche il Comune di Nerviano sottoscrive, ovvero quella di cercare di arrivare in qualche modo con un collegamento, uno scambio gomma-ferro all'aeroporto di Malpensa. Ad oggi i cittadini in questa zona, ma anche dello stesso Legnano, per raggiungere Malpensa via ferro, quindi poter andare a prendere il Malpensa Express, alla fine devono andare a Milano per poi ritornare indietro. Quindi è stata la proposta che fanno i sindaci dell'Alto Milanese, quella di prolungare il percorso di una linea che è la linea della Stie 110 e farla attestare alla stazione ferroviaria di Castellanza. Allora, c'è da dire che l'ambito dell'82 di cui noi facciamo parte, e comunque facendo parte della provincia di Milano, città metropolitana di Milano, si ferma al confine tra Legnano e poco più in là Castellanza, cioè Castellanza, le linee di Castellanza non fanno parte di questo piano programma perché comunque è un altro territorio. Attualmente quindi la Stie 110, che è la Legnano Gallarate, passa da Castellanza ma ferma a circa 10 minuti al piedi, quindi il discorso dalla stazione ferroviaria, quindi il discorso era quello di richiedere il prolungamento di quella alla stazione ferroviaria in modo tale che anche un cittadino di Nerviano, prendendo su Sempione la Z601, arriva dove c'è lo scambio, perché a Legnano abbiamo il punto di scambio con la Stie 110, sale sulla 110, la Stie 110, scende a Castellanza dove trova la ferrovia, trova la Malpensa Express e va a Malpensa. Logico, non sono sicuramente collegamenti comodissimi e diretti, però ad oggi se uno si deve spostare per Malpensa, pur essendo comunque vicino, o va a prendere un autista privato o prende un pullman da un'altra parte, o comunque prende una Malpensa Express a Milano, o comunque si deve spostare con la macchina, farsi accompagnare anche semplicemente a Castellanza per poter prendere il Malpensa o a Busto o quello che è. Giuro che vado a chiudere. L'altra destinazione principale, ma è ovvia, ovvero è quello che, sulla quale si basa tutto il piano di bacino, ovvero l'attestazione su Milano Molino Dorino, quindi qui sono state riepilogate quelle che sono le linee per raggiungere Milano e quindi l'arrivo a Molino Dorino, ovvero un cittadino di Nerviano Soprasempione utilizza o la 601 oppure la 603 percorso B che è autostradale, chi è sotto Sempione ha più facilità a utilizzare la 603 percorso B che è autostradale, quindi va diretta a Molino Dorino via autostrada, Costa San Lorenzo la 601 che è lungo Sempione, Cantone la 603
B autostradale, Sant'Ilario la 603 A autostradale, Garbatola o la Z601 via Sempione oppure la Z603 B autostradale. Le altre destinazioni principali, è stata fatta una prova di simulazione per capire verso le stazioni ferroviarie. C'è da fare la premessa che in questo piano non è stato inserito alcun collegamento tra Nerviano e la futura stazione, la futura fermata ferroviaria di Cantone, semplicemente perché comunque è stato fatto presente e anche loro, i tecnici, hanno detto abbiamo pensato e fatto una valutazione, ma questo piano, che comunque entrerà in vigore entro il 2025, non vedrà ancora realizzata entro quella data la stazione, la fermata, come avevamo già visto in precedenza su un'altra commissione terza, i tempi dovrebbero essere la costruzione dell'edificio, cioè dell'infrastruttura fermata entro il 2026, ma la messa in funzione 2028-2029. Quindi fino al 2028-2029 non ci sarà, anche per la zona, per l'agenzia per il trasporto pubblico locale, necessità di avere un collegamento verso quella fermata. Oltre che hanno valutato Parabiago come sistema di interscambio tra diverse linee gomma verso ferrovia. Quindi l'unica possibilità che ci sarà più avanti e probabilmente su un attraversamento, diciamo, in asse tra Lainate, in qualche modo ipotizzavano, ma era un pur parler, in verticale Lainate, via Giovanni XXIII, Cantone. Per questo che comunque non trovate nessuna novità su un'eventuale linea ad oggi verso quella zona di Cantone. Abbiamo provato a indicare più che simulare quelli che possono essere i percorsi, o meglio l'utilizzo delle linee da parte dei cittadini nervianesi verso le stazioni, quindi verso la stazione di Parabiago, Z per Nerviano sopra Sempione, la Z601 con però un cambio a San Lorenzo per prendere la 612 oppure la 604. Nerviano sotto Sempione la 603 con cambio alla Torre oppure e poi un cambio a San Lorenzo. Diciamo che Sant'Ilario è quello che ha un collegamento da via Rismondi, da via Guareschi, diretto verso Parabiago senza cambi, che con la Z612, mentre tutti gli altri hanno dei cambi. Poi vabbè, ci sono Vanzago, Ro invece con la 601, soprattutto i cittadini che abitano, che prendono lungo Sempione, la 601 è quella che fa Sempione ed è arriva poi alla ferrovia. La 601 comunque richiede poi un cambio a Santuario. A Santuario di Ro cambio con una linea interna che è la 125. Vado a concludere. Osservazioni. Allora, l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale dà la possibilità ai comuni, ma anche ai cittadini, di presentare delle osservazioni a quello che è il piano che loro presentano, mandando una mail a osservazioni.programmatpl@agenziatpl.it. Se il Presidente me lo consente, volevo solo dire che poi lo dirà lui, che questo è anche il momento per raccogliere delle osservazioni. Come si diceva prima, i sindaci dell'Alto Milanese e del Castanese si sono riuniti e hanno messo giù le due osservazioni che vi descriveva prima la sindaca. Un'osservazione che sicuramente possiamo fare come Nerviano è quella di richiedere all'interno dei bandi di gare, quindi in tutte nelle procedure, richiedere la riqualificazione delle fermate e quindi delle pensiline, considerando che se gli obiettivi erano quelli di informare l'utenza, aggiornarla in tempo reale,
Allora, noi abbiamo delle pensiline che in questo momento, oltre a non avere la possibilità di seduta per un anziano che magari deve aspettare un cambio e star lì del tempo, non riportano ad esempio una mappa. Se io voglio, comunque è vero che c'è adesso, ci sono tutte le applicazioni e quant'altro, però c'è anche chi vorrebbe vedere, avere una linea tracciata, un disegno con una mappa di interscambio, se sei qui vuoi andare a Parabiago, guarda che tu puoi fare, e anche informazioni, vabbè, questo è spiegabile con la tecnologia moderna, però vabbè, sono sempre dei corsi con pannelli informativi in tempo reale e quant'altro. Quindi secondo me, come comune di Nerviano, potremmo chiedere almeno la riqualificazione e anche spazi di scambio tra la mobilità, diciamo, dolce e il punto di attesa, cioè quindi ho la fermata, ho magari dei punti dove posso lasciare la bicicletta, il monopattino, vabbè, il monopattino magari uno se lo carica, però penso di aver... Prego Presidente, a lei. Allora, ricordo che la seduta è registrata audio-video, è stata una mia richiesta perché l'argomento di oggi va proprio a toccare l'esperienza e il lavoro dei cittadini, la scuola e un servizio pubblico. Il fatto che la nuova norma regionale prevede la verifica quinquennale, poi vabbè, adesso settennale per il problema delle gare eccetera eccetera, è fondamentale, perché è proprio il momento in cui verificare anche noi il servizio e vedere se ci sono punti di forza, punti di debolezza, per capire che cosa proporre. Quando il Presidente del Consiglio, delegato dalla Sindaca, è tornato da questa riunione, devo ringraziarlo perché la prima cosa che ha fatto è stata quella di informarmi. Ci siamo visti in comune, abbiamo deciso come muoverci, perché è determinante che i cittadini sappiano ora quello che possono dire e non far finta che l'amministrazione, il comune, il consiglio comunale non ha informato loro dei cambiamenti. Questo mi sembra davvero importante ed è un momento... È come se fosse il PGT del comune, dove è possibile fare osservazioni. Lo stesso meccanismo, no? Si democratizza e si fa partecipare le persone. Per cui io ringrazio il lavoro presidente, per me è stato un lavoro minimo, cioè ci abbiamo fatto su 3-4 ore, io solo ho detto sì, ma poi alla fine che cosa diciamo? Noi abbiamo un'osservazione e ci è venuto in mente la storia delle fermate, di renderle decenti, insomma, sostanzialmente, e fruibili. Per cui adesso apriamo la discussione alla Commissione, se ha qualcosa da chiedere. Sappiate che non siamo noi che proponiamo il piano, insomma, noi, cioè soprattutto gli uffici e il Presidente hanno perso qualche giorno per entrare e capire, per semplificarci la lettura. Quindi che cosa è stato tolto, il perché è ovvio, sono linee che non sono state utilizzate sostanzialmente e sono state potenziate altre linee. Io sono stato molto contento di aver verificato che finalmente su Sant'Ilario i pullman possono dare un servizio migliore stando fuori da quella stretta via, anche perché poi è davvero pericoloso, insomma. E comunque spostando fuori, cioè utilizzando due fori, possiamo anche migliorarle. Do la parola alla Commissione, il pubblico poi se vuole potrà intervenire. Prego, ci sono dei commissari. Prego Colombo. Allora, una delle cose che mi vengono in mente, visto l'esposizione articolata e sicuramente precisa del Presidente, mi chiedevo se era forse, per chi è a casa e magari ha più difficoltà rispetto a noi che abbiamo anche un po' di cartaceo a disposizione, mettere o sul sito del Comune qualcosa per poter poi andarsi a rivedere con calma tutto quello che è stato spiegato, magari più sintetico magari di quello che è stato oggi, in modo che uno poi si possa fare un'idea anche per, se deve proporre qualcosa,
per poterselo rivedere anche con calma a casa. Ecco l'unica cosa che mi viene in mente rispetto, poi sicuramente c'è stato un lavoro, un buon lavoro, e il fatto, come diceva il Presidente della Commissione, che questo sia un modo per poter coinvolgere coloro che usufruiscono soprattutto dei servizi, perché poi sappiamo che ci sono le app per i treni, non so se ci sono anche le app per i pullman, per le varie... Sì. Ci sono, non lo sapevo. Per poter intervenire chi usa il mezzo soprattutto, per poter anche dare delle indicazioni. Grazie. Sì, preciso che la documentazione che ci è stata fornita in quell'incontro non è stato un incontro dove hanno analizzato linea per linea, anche perché era impossibile, con 438 comuni che facevano parte, poi vabbè, non erano presenti tutti i comuni, però comunque almeno della nostra zona c'era una buona rappresentanza, perché comunque era sentita anche la questione. La documentazione che è stata fornita è quella che è stata messa già sul sito. L'idea proprio che è nata dal Presidente della Commissione questa mattina è stata: perché non registriamo la Commissione e poi la pubblichiamo, per questo che siamo in video registrati. Ma la documentazione è questa che voi vedete, che io adesso faccio scorrere, sono delle schede in PDF, dove poi da lì è stato... C'è poi un applicativo con una mappa dove si può andare a individuare la linea che ci hanno fatto vedere, però poi c'è stato anche un confronto tra le frequenze che venivano riportate su quella linea, su quell'applicativo, non tornavano. Poi infatti abbiamo scritto per chiedere, loro dicono no, fa riferimento la scheda in PDF, quindi questa è già, però purtroppo anche zoomando probabilmente non si capisce molto e non si riesce ad andare a vedere. Vabbè, in questo caso Sant'Ilario, chi conosce il territorio riesce a capire che questa qua è la zona di Sant'Ilario e questo è lo scolastico che ancora passa. C'è da dire anche un'altra cosa che è emersa durante quell'incontro, che non abbiamo margini di grandi modifiche, quindi oltre che la coperta in qualche modo è corta, e quindi se dal Comune di Nerviano dovesse nascere la richiesta di vogliamo una linea che faccia questo percorso, oggettivamente è possibile chiederlo, ma nella realtà non... E l'obiettivo di questo piano è quello di arrivare con una frequenza massima di 30 minuti, cioè nel senso che non si debba andare oltre i 30 minuti di attesa per l'autobus. Sì, aggiungo solo il fatto che adesso nelle prossime settimane verrà fatta comunicazione un pochino in maniera un po' massiccia, nel senso che anche nelle frazioni è previsto un incontro il 16 marzo, ve lo dico in anteprima, e quindi anche sulle frazioni verrà data comunicazione, faremo circolare queste informazioni. E poi un'altra delle ipotesi è quella di, siccome siamo in una fase in cui stiamo negoziando tutta la parte smart della pubblica illuminazione, e all'interno di queste iniziative ci sono anche dei totem che in qualche modo verranno utilizzati per veicolare la comunicazione, ecco che anche lì sarà possibile poi inserire delle mappe che in qualche modo agevolano i cittadini nel reperire queste informazioni. Quindi questo era un po' il senso. Sì, come diceva il Presidente, è un po', le osservazioni sono consentite, però è abbastanza difficile che poi uno possa stravolgerle completamente. Quindi ben venga se ci sono iniziative, e questo è un po' la situazione. Ecco. No, certo, però voglio dire, magari osservazione, perché abbiamo visto che c'è un errore
magari osservazioni, perché abbiamo visto che un certo tipo di servizio è richiesto. Ecco, ecco perché chiediamo ai cittadini, se hanno delle, cioè, dei problemi chiari, di dircelo, perché questo è un piano talmente enorme e complesso che può sicuramente sfuggire qualche cosa. Devo dire che il lavoro che ha fatto, che hanno fatto gli uffici insieme al Presidente della Tuada, secondo me ci hanno semplificato totalmente il quadro, per cui questa cosa ci permette di essere un po' più coscienti. Ci sono degli altri interventi della Commissione? Pubblico? C'è qualche intervento, qualche cosa che ci è sfuggito? Va bene, allora lascerei ancora un attimo, ripeterei anche poi per eventualmente risegnalerei anche per i cittadini, quando poi pubblicheremo il video della serata, che possono quindi anche inviare direttamente osservazioni a questo indirizzo mail, che è osservazioni.programmatpl@agenziatpl.it. Va bene, ringrazio per la serata, buonasera, grazie.